Buongiorno, occasione del giorno. Abbiamo delle cose molto ma molto interessanti, eh? Quindi partiamo subito perché Heidi mi ha già fatto stringere. Allora, T10 è una favola. Allora, T10 due colori, sono già tutti incartellinati, quindi ok. Due colori. Intanto vi dico che sono gomitoli da 50 grammi che sviluppano 225 metri. La sua composizione è 80% lana merino e 20% PA, quindi potrebbe anche essere un filato adatto per calzini, giusto? Bene. Adesso vi faccio vedere. Campioni lavati, sempre. Questa è la texture, aspetta che te l'ho messo alla rovescia, scusami. Lì, eccoci. Lavorato con ferri 3,5, però consiglio 3,5-4 a secondo di quello che facciamo. E se facciamo le calze lo strizzettiamo ancora di più e lavoriamo con un 2,75, così viene la texture giusta. Uncinetto o il 3 o il 4. Io ho usato un 3,5 e vedo che non è male. Così. Eccoci. Abbiamo solo due colori, l'arancio e il cobalto. Ce n'è un bel po' di questo filato, che così. E un filato così bello a 3,90 euro al gomitolo. Buono, eh? Quindi con 225 metri, volete sempre sapere circa per un maglioncino, quindi 5-6 gomitoli ci viene una taglia SM. Ok? Perfetto. Allora, questo è il T10, giusto? Quindi sui campioni, l'ondeggio l'ho fatto. Già catalogo, eh? Ok, poi. Ah, senti se pizzica perché dopo te lo chiedono, quindi senti subito. No. T10. Poi, altra chicca. Questa è una chicca veramente, eh? Allora, vi dico prima la composizione. 30% lana, 30% viscosa, 30% poliammide e 5% cashmere. È uno stil Missoni. Vi faccio vedere i campioni. È morbidissimo. Unico colore. Gomitoloni da 100 grammi che sviluppano 250 metri. Io ho lavorato col 4,5 questo e col 4,5 anche l'uncinetto, però ci può stare anche un 5 come. Però guardate, sparisce, è una nuvoletta. Campioni già lavati, sempre. Unico colore perché lui ha tanti colori, quindi. Questo è già a catalogo a 3,50 euro. Questo è regalato, Sì. Heidi. Sì, eh? Ti sta un po' lì, eh? Sì. Allora, T11 già a catalogo 3,50 euro. Vi ripeto la composizione: 30% lana, 30% viscosa, 30% poliammide e 5% cashmere. Vi faccio vedere anche come si presenta il filo. Questo è il filo. Beh, quindi togliamo anche questo, giusto? E anche questo è andato. Poi ho due tipologie di filato molto diverse tra loro, che però adesso vi spiego cosa ho visto io già prodotto da questa azienda. Allora, sono il T12, che è un 80 lino, 10 viscose e 10 poliammide. Gomitolo da 50 grammi che sviluppa 145 metri e si lavora con un 4-4,5. Poi abbiamo il T13 che è un 50 kid mohair, 30 poliammide e 20 poliestere perché è un filo di kid mohair con un filino di una catenella sottilissima di paillettes. È fantastico, questo filo. Adesso vi faccio vedere. Allora, l'azienda aveva prodotto dei twin set che c'era la canotta sotto con fatta così a righe, quindi partiva con il lino, poi c'erano delle righe scomposte di lino e di mohair, di lino e di mohair,
E poi sopra avevano lavorato insieme Lino e Payette e Kid Moher insieme e ci avevano fatto la giacchettina sopra. Quindi stessa cosa si può fare anche con l'uncinetto, perché comunque è una nuvoletta, eh? Una nuvoletta, guardate. Insomma, vorrebbe toccato per sentire quanto è morbido. Dopo Heidi provi a fregartelo sotto al collo a vedere se le paillettes ti danno fastidio o se le senti. No. Non le senti. Quindi anche per quelli un pochino delicati, quindi canottina sotto a righe e sopra la giacchetta o col filato insieme oppure solo di uno, solo dell'altro. Meravigliosa era. Meravigliosa. Quindi abbiamo detto che è un colore unico. E che sono gomitoli da 50 grammi tutti e due. Allora abbiamo il T13, scusate, 220 metri e questo 145. Quindi io consiglio un lavaggio a mano molto delicato qua e uno stiro perché ci sono le paillettes. Quindi abbiamo questo a 5,50 euro. E questo 3,90 euro perché si possono anche acquistare separatamente. Io ve li ho proposti così, ma non è che se comprate un gomitolo di questo dovete comprare un gomitolo di questo. Sono a catalogo separati. Io vi ho dato l'idea che se uno volesse fare una cosa del genere, io ci vedo bene anche uno scialle qua. E tu, Heidi? Fatto con questo sistema. Che poi, se uno vuole utilizzare questo filato invece del lino, vuole mettere un filo di lana o un filo di cotone, può sostituirlo anche con qualsiasi altra cosa, eh? Giusto? Tu come lo sostituisci? Te ci metti lo Scozia. Ci mette lo Scozia. Bene, quindi abbiamo quattro proposte oggi, molto ma molto interessanti a parer mio, e direi che ce n'è un buon quantitativo di ognuno, giusto? Che così non riusciamo ad accontentare un po' tutti, perché tanti ci dicono: ah, quando sono arrivato non c'era più niente. Quindi a noi dispiace, però sono pezzi limitati, diciamo. Ve lo ridico che comunque andiamo nei maglifici, acquistiamo quello che rimane dalla campionatura e quindi possono essere dei chili, non sono dei grossi quantitativi, e che però meritano essere lavorati, perché questo qua con del cashmere è una cosa favolosa, eh? Favolosa. Io qua mi ci farò qualcosa, secondo me. Tu che dici, Heidi? No. Tu cosa ci vedresti qua? Dei maglioncini stupendi, delle sciarpe meravigliose, berretti, un bel poncho colorato così. Bene, io delle idee ve ne ho date, poi lungo il percorso ce ne verranno altre, giusto? Benissimo, allora abbiamo ripreso con le occasioni della settimana, quindi questo è quanto, è l'inizio del mese, quindi vi auguriamo un buon febbraio, speriamo che di stare tutti in salute, che è la cosa più importante. Sferruzziamo e uncinettiamo, eh? E grazie.